Televisione di pettegolezzi. Patrizia Rossetti a cuore aperto. Tra la voglia di innamorarsi e quel momento in cui si è lasciata condurre dalla fede. Ecco le parole dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Patrizia Rossetti è stata una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. La sua esperienza nella casa più spiata d'Italia le ha regalato nuova visibilità e opportunità di lavoro. Ma c'è qualcosa che Patrizia ha dovuto accettare così com'era, aiutando se stessa grazie alla sua grande fede. Ecco la confessione della conduttrice, che si dice pronta ad innamorarsi di lei. Patrizia Rossetti. Dopo il GF VIP un nuovo amore? Carattere forte, personalità dinamica e un fascino irresistibile sono state le carte vincenti di Patrizia Rossetti nella casa del Grande Fratello VIP. Nonostante non sia arrivata in finale, la conduttrice ha conquistato il cuore dei fan del reality di Canale 5. Riportando il suo nome il top che negli anni 80 e 90 era un po' ovunque in Mediaset. Patrizia, intervistata da Nuovo, fatto alcune considerazioni sulla sua vita e ha ammesso di aver sofferto quando capito che non sarebbe diventata mamma, trovando conforto nella fede. La fede mi è stata di conforto quando ho capito che non sarei mai diventata mamma. Ho detto sia fatta la sua volontà. Sono sempre stata una fatalista e credo che ognuno abbia il proprio destino. Patrizia ha raccontato la sua vita sentimentale nella casa del GF VIP, ammettendo di essere single da tempo e non certo per mancanza di volontà. L'affascinante conduttrice vorrebbe fidanzarsi e trovare un compagno per la sua vita. Ma oggi non è facile. Mentre si gode un po' di relax con sua cagnolina Perla, che la segue anche in vacanza, Patrizia confessa di essere pronta per l'amore mentre Alfonso Signorini ufficializza prima concorrente ufficiale della nuova edizione. Lo spazio c'è, ma la cosa più difficile è trovare la persona giusta. Le mie braccia pronte ad accogliere un nuovo amore, il problema è che di uomini eterosessuali in giro ce ne sono sempre meno e quei pochi rimasti già fidanzati. Mai dire mai. L'amore non va cercato perché la vita sa sorprenderti quando meno te lo aspetti. Scopri le ultime novità sul Grande Fratello VIP.